Brutta notizia in arrivo per il Carnevale di Viareggio, lo afferma Barbara Paci, esponente di Fratelli d'Italia, sui banchi dell'opposizione in Consiglio Comunale a Viareggio. Nel 2023 il Carnevale di Viareggio festeggia i 150 anni di vita. Un traguardo importante, eppure arriva una bocciatura dal Ministero della Cultura. Ne dà notizia Barbara Paci, dirigente nazionale del Dipartimento Cultura di Fratelli d'Italia e consigliere comunale a Viareggio. Un fatto molto grave è quello che è successo, ossia l'esclusione del Comitato Nazionale appena istituito per i 150 anni del Carnevale di Viareggio, esclusione dalle liste dei comitati nazionali del Ministero della Cultura per le celebrazioni in genere. Questo cosa significa? Significa che noi, prima di tutto, non siamo stati giudicati di importanza nazionale con rilevanza storico-culturale tale da essere ammessi in questa lista. Da un ministero peraltro che è a guida di sinistra. Una grande occasione persa per tutta la città, aggiunge Paci. Non potremmo dunque beneficiare di tutta una serie di promozioni, di stimoli che il ministero dà a celebrazioni di questo genere e ancora più grave delle risorse che il ministero mette in campo appunto per questo tipo di anniversari. Dopo la bocciatura della candidatura di Viareggio, capitale della cultura, un'altra sonora bocciatura che deve indurci, aggiunge, ad un'attenta riflessione. Si produce una cultura che di fatto non ha le basi, non ha nemmeno la conoscenza degli strumenti normativi per poter arrivare quindi a un giusto traguardo. Intanto, in una nota, la Fondazione Carnevale fa sapere di non aver avuto ancora comunicazioni ufficiali da parte del Ministero, anche se informalmente pare che il progetto non sia stato accolto. La Fondazione comunque lavora per reperire fondi e per l'istituzione del comitato celebrativo continuerà regolarmente il suo percorso, così dalla Fondazione Carnevale di Viareggio. E invece il